Al Mobile World Congress non ci sono soltanto i brand più blasonati, ci sono anche i brand minori, come ad esempio Ulefone. Non so se vi ricordate, la scorsa settimana ho provato proprio un rugged che hanno realizzato loro. Quella era la prima versione, questa qui che invece ho in mano è la seconda versione, Armor 2, che arriverà soltanto a giugno. Quindi questo è in realtà soltanto un mock-up, una versione totalmente rinnovata sia nel design che nelle specifiche tecniche, perché tutto è stato veramente portato di livello, alzato di livello. Infatti il prezzo sarà più alto, si parla di $250. Display sempre da 5 pollici, però questa volta sarà un Full HD Helio P25, quindi un processore sicuramente più performante, poi una scocca più metallica, non c'è più quella gomma un po' cheap, un po' economica che abbiamo visto sul primo Armor, anche se quella scocca funzionava piuttosto bene perché ha resistito alle mie prove stress. 16 megapixel nella parte posteriore, poi quella anteriore mi pare ci sia da 5 megapixel, e poi un dato importante, la batteria è da ben 4700 mAh, quindi un salto notevole rispetto alla prima versione. Poi la sorpresa forse più interessante è questa qui, si chiama Ulefone F1, ne abbiamo già parlato tantissimo sul sito perché è una copia, diciamo, una versione ridotta del Mi Mix, dello Xiaomi Mi Mix che tanti conoscono e abbiamo anche apprezzato. Come vedete i bordi sono strettissimi, non soltanto lateralmente ma anche nella parte superiore, un display da ben 5.5 pollici in una scocca praticamente da 5 pollici, è tutto schermo, soltanto in basso c'è una cornice all'interno della quale troviamo anche il lettore di impronte, poi questo che è il sensore anteriore, la fotocamera ovviamente, perché qui sopra non c'è assoluto spazio. Purtroppo non è stato ancora annunciato ufficialmente, infatti non sappiamo quando arriverà, ci hanno dato come data luglio, ma non ci sono ancora indicazioni precise. Dovrebbe esserci anche in questo caso l'Helio P25, non sappiamo quale sarà la batteria. Qui abbiamo però una dual camera, possiamo intravederla, non sappiamo anche in questo caso i dettagli, comunque dovremmo assolutamente rivederlo. La cosa interessante è il prezzo, perché si parla di circa $200, quindi ancora più basso dello Xiaomi Mi Mix, e soprattutto si tiene bene in mano. Io lo Xiaomi l'ho visto, l'ho provato un pochino, è bellissimo, sicuramente particolare, però è anche un po' abbastanza grande. Questo è un po' più piccolino, più portatile, soprattutto ad un prezzo così concorrenziale. Sarà molto molto interessante. Però policarbonato, questo non è assolutamente vetro, i materiali sono chiaramente economici a questo prezzo. Poi andiamo avanti perché ci sono altre due novità. Credo che sia questo, sì, è questo qui. Questo qui è il Gemini Pro. Noi abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato anche sul sito, della versione Gemini, quindi quasi un top gamma per loro. Adesso questo è il loro vero top gamma, la versione Pro che migliora quasi in tutto. Cioè ci sono sempre, no, i gigabyte di RAM adesso sono 4, però la batteria è stata aumentata. Poi c'è una dual cam posteriore da ben 13 megapixel. Ci sono 13 megapixel qui, 13 megapixel qui e anche nella parte anteriore, quindi ci sono tre fotocamere da 13 megapixel, fantastico. E poi c'è anche un display ovviamente Full HD da 5.5 pollici e un prezzo anche in questo caso fissato intorno ai $250, sono prezzi dedicati ovviamente al mercato internazionale, da noi non vendono direttamente, quindi sono acquistabili tramite gli shop classici che poi noi consigliamo sui nostri siti. Una scocca in metallo, interamente realizzata in metallo, che curva qui lateralmente molto piacevole, è stretta abbastanza, quindi si può tenere abbastanza bene in mano nonostante sia un 5.5 pollici. C'è anche in questo caso il lettore di impronte qui inserito all'interno del tasto, che non è il tasto home perché ci sono i tasti a schermo, la navbar è qui in basso. Ultimo invece è il X-Power o Power 2, non mi ricordo, no, Power 2 è così, perché questo è uno smartphone, non so se è acceso, sì è acceso, uno smartphone particolare che punta chiaramente alla longevità della batteria, perché qui c'è una batteria da ben 6050 mAh, praticamente una power bank vivente che possiamo portare sempre con noi. È pesantissimo, non ho le specifiche tecniche, trovate tutti i dettagli nell'articolo che è linkato qui sotto in descrizione, ma credo che verrà costata, credo che costerà qualcosa come $200 e soprattutto ha un processore, un MediaTek Octa-Core, sì, ecco, sì, non mi ricordo la sigla, ma è un MT6747 o qualcosa del genere. Benissimo, l'ultima cosa che voglio farvi vedere è questa, è la VR Cam, è una cam 360 in real time, questa è molto interessante, vediamo se riesco a farla, ad avviarla, perché in realtà si monta al contrario all'interno della porta mini USB e non è assolutamente un accessorio che andrà solo con i prodotti Ulefone, quindi potremmo utilizzarla con tutti quelli che sono i dispositivi che hanno una porta USB, una mini USB.
Non so se riesco a farla funzionare. Ecco, sì, funziona benissimo. Quindi possiamo sfruttare, guardate, i 360 gradi, perché ci sono due sensori, non so da quanto, montati proprio su questa piccola VR cam, e possiamo vedere in tempo reale a 360 gradi, scattare foto e scattare e registrare anche dei video. Prezzo di questa VR cam di circa $100 arriverà, mi sembra, il prossimo mese. No, anzi, arriverà subito. Questa disponibilità è praticamente immediata. Per maggiori dettagli, io non sono stato precisissimo, perché alcuni dei dettagli proprio non ce li hanno dati, perché molti prodotti sono stati proprio presentati adesso, poi cambiano anche delle versioni internazionali dedicate magari più al mercato europeo. Quindi vi ripeto, qua sotto in descrizione c'è tutto l'articolo con tutte le informazioni che servono. E continuate a seguirci, perché questo è soltanto il secondo giorno.